Ti è mai capitato di ricordare meglio delle informazioni? Ad esempio la lista della spesa, se prima l'avevi scritta a mano? Scrivere con carta e penna o con una tastiera sono attività un po' diverse. Questo non significa che una sia meglio dell'altra, ma sono due approcci differenti alla scrittura e all'immagazzinamento delle informazioni. Ci sono differenze cognitive tra scrivere a mano e scrivere al PC? Molto più di quello che pensi. Uno studio dell'Università di Princeton ha cercato di far luce proprio su queste differenze. È stato preso in esame un campione di 300 studenti, intenti a seguire una lezione all'università. A una parte di studenti è stato chiesto di prendere appunti a mano, all'altra di usare il portatile. Al termine della lezione è emerso che chi scriveva a mano aveva compreso meglio i concetti principali rispetto a chi usava il computer. E a distanza di una settimana, un altro test ha rivelato che chi aveva scritto a mano aveva mantenuto quei concetti, mentre il gruppo col portatile aveva trattenuto meno informazioni. Altri esperimenti hanno mostrato che la scrittura a mano aiuta anche a riconoscere lettere e parole. Ad esempio, bambini in età prescolare che si esercitano a copiare le lettere scrivendole a mano diventano più bravi a riconoscerle rispetto ai coetanei che si approcciano alle lettere usando la tastiera. E da un recente studio di neuroimmagine emerge che i circuiti cerebrali del linguaggio, e in particolare della lettura, si attivano quando i bambini scrivono a mano, ma non quando usano la tastiera. Quindi, effettivamente, le due modalità di scrittura attivano aree diverse del cervello. Pensate quante volte da piccoli avete scritto la A per imparare a farla bene. Ecco, la memoria del gesto aiuta moltissimo ad apprendere i caratteri, nei bambini ma anche negli adulti, che ad esempio decidono di imparare una lingua complessa come il cinese. Quindi, dai risultati ottenuti finora, sembrerebbe che scrivere a mano aiuti a ricordare meglio. E questo per diversi motivi. Innanzitutto, per ogni lettera facciamo un movimento specifico, a volte composto, mentre col PC premiamo dei tasti, facendo più o meno sempre lo stesso gesto. In secondo luogo, scrivere a mano richiede un tempo dedicato, sicuramente più lento che scrivere al PC. Importante poi la percezione tattile, la sensazione che abbiamo quando scriviamo su carta. Senza dimenticare che prendere appunti a mano ci permette di sintetizzare le informazioni, di personalizzarle con frecce, asterischi, di parafrasare i concetti per farli propri. Ovviamente scrivere con una tastiera ha altri vantaggi. È più facile e più veloce e permette di conservare le nozioni, di renderle accessibili a tutti in modo universale. Quindi la tecnologia digitale è uno strumento efficace più per immagazzinare le informazioni che per apprenderle. Tant'è che la stessa tecnologia sta cercando di avvicinarsi all'esperienza della scrittura a mano. Vedi la stilo digitale. Ma scrivere sul touchscreen è comunque diverso che scrivere su carta, perché lo schermo digitale restituisce dei feedback sensoriali alterati. In primis, la frizione sullo schermo è diversa dalla frizione su carta. Giusto questo, me lo devo scrivere.